aspettano per questo, perché non ho una doppia faccia. Meglio avere una faccia o due? Giorgia Meloni dice, in Europa mi stimano perché non ho una doppia faccia. E se la sua forza fosse invece averne due, in Europa si è astenuta su von der Leyen, votato contro il socialista Costa e l'estone Callas, ma spera di riaprire ancora i giochi perché in Parlamento europeo contano i voti e von der Leyen ha bisogno dei suoi, del suo gruppo, conservatori e riformisti europei. In politica è sapienza il doppio forno, le sfide che appassionano sono i duelli. È la faccia la forza di un leader. In aula, Angelo Bonelli, rivolgendosi a Meloni, ha chiesto «Presidente, non mi guardi con quello sguardo». Le facce della Premier sono ormai un carosello, la sua verità. La prima pagina del Wall Street Journal, con la faccia coperta di Meloni, ha fatto il giro del mondo. L'Italia ha bisogno in Europa di un commissario europeo, un portafoglio importante, mercato interno o concorrenza. Ebbene, a volte la concorrenza vale più della coerenza. Due facce sono meglio di una.